Cari colleghi, a nome del Gruppo per le Autonomie vorrei esprimere anch'io alcune considerazioni, partendo da un presupposto, mi sembra che lo abbiano fatto anche con diversi interventi, colleghi, Collina, collega Faraone e gli altri, che il Ministro Speranza, che è una persona seria per bene, ha tutta la nostra solidarietà e con lui tutto il Governo. E tanto per levare un problema di equivoci, la stessa solidarietà ce l'hanno i presidenti delle regioni che sono in prima fila, a partire dal presidente Fontana, al quale è stata rimproverata la diretta Facebook, però io vorrei guardare le cose anche dall'altra parte e dire che cosa probabilmente sarebbe capitato se non avesse fatto questa diretta Facebook e le sue immagini fossero state rubate da qualcuno. Probabilmente ci sarebbe stata la stessa speculazione rovesciata. E a lui sarebbe spettato l'onere di spiegare quello che era capitato, per dire come in questo momento è estremamente difficile capire realmente, anche per la politica, che cosa bisogna fare. Però io vorrei dire una cosa, perché l'unità non è retorica. Se noi siamo qua per esprimere solo genericamente unità, noi facciamo un esercizio retorico. Non serve oggi un esercizio retorico, serve una prova singolarmente data da ciascuno di noi di verità. Allora, noi, ha detto il Ministro, ci affidiamo alla comunità scientifica. Io sono con lui, però attenzione, noi ci affidiamo alla comunità scientifica per gli aspetti scientifici. Perché io mi affido alla comunità politica istituzionale per gli aspetti politici istituzionali, se no a questo punto basterebbe che noi mettessimo l'Istituto Superiore di Sanità al posto del ministro e abbiamo risolto i problemi. No, non funziona così. Perché questa mattina io sono stato raggiunto, anche per il fuso orario, da colleghi cambogiani che mi hanno espresso solidarietà spiegandomi che erano disperati per me. Ora io li ringrazio molto, però voglio dire, pure loro qualche problema ce l'hanno ed evidentemente oggi sta passando l'idea che l'Italia diventa il ventilatore del coronavirus assieme alla Cina. Ora il ministro è stato bravissimo nello spiegare che le cose non stanno così, nello spiegare che il problema è dato dal numero dei controlli che abbiamo fatto, nello spiegare. Ma tutto questo è importante per noi, ma diventa quasi irrilevante per la percezione esterna che si dà a questa vicenda. Allora, lo sforzo e il tema della politica è tutta qui, nella distonia che si sta creando tra un sistema che noi riteniamo funzioni meglio degli altri, perché facciamo più controlli degli altri, perché probabilmente siamo più accurati degli altri, e gli effetti negativi che rischiamo di caricarci, in particolare noi, sulla nostra economia, mettendo l'Italia in ginocchio. Allora, questo senso della proporzione e della misura è il segno della politica. Qua serve la politica. A che cosa serve, colleghi, la politica se non a stabilire esattamente il senso della proporzione tra le preoccupazioni di carattere scientifico e le preoccupazioni di carattere sociale, politico, istituzionale? Questa è la politica, colleghi. Questa è la politica come ci hanno insegnato, come noi in qualche modo dobbiamo cercare di sviluppare nella nostra dimensione. È chiaro, ha ragione Collina, molto ragione. L'Europa, se ci fosse il sovranismo che piace a me, che non è quello nazionale ma quello europeo, probabilmente oggi non ci troveremmo in queste condizioni, perché avrebbero fatto tutte la stessa metodologia di controlli e noi ci troveremmo a dire che i nostri dati vanno relativizzati con i dati degli altri. Ma la politica non si fa coi sé, probabilmente teniamola presente nel futuro, quando si parlerà di Europa e di necessità che affidiamo anche ad un progetto comune europeo il nostro destino. E infine, colleghi, una cosa sola. Il senso di onnipotenza che la nostra società porta a ciascuno di noi
è messo a repentaglio da questa vicenda. È paradossale, ma forse questo è l'unico lato positivo che questa vicenda ci porta, far capire che non tutto è nelle nostre mani, che esiste ancora qualcosa con cui misurarsi che è più forte di noi. E questo vale non solo per il coronavirus oggi, ma ad esempio per i problemi ambientali drammatici che si stanno profilando nel pianeta, che noi vediamo come se fossero questioni che riguardano i figli dei nostri figli e dei nostri figli, e invece drammaticamente rischiano di riguardare ciascuno di noi. Grazie.